da una radio station ci colleghiamo invece con una casa, credo in questo momento ancora, credo che non sia ancora uscita, ma non lo so, lo chiediamo a lei. Abbiamo al telefono Giorgia che oggi inizia la scuola, la seconda media, giusto? Buongiorno Giorgia. Ciao Fabio, sì, inizia la seconda media. Allora, seconda media, dove vai a scuola? Rinascita. La Rinascita, è famosa, è una scuola famosa credo a Milano, di quelle che fanno anche delle cose abbastanza innovative se non sbaglio. Allora, è la seconda volta però che inizi, diciamo, la scuola quella importante, sarà, è un po' più facile questo secondo inizio? Allora sì, è più facile, ti senti più rilassato perché conosci un po' tutti. C'è qualche novità quest'anno? Non so, nuovi compagni che tu sappia? Hai perso qualcuno lungo la strada? Non so, c'è qualcuno che se n'è andato perché si è trasferito? No, semplicemente non magari. Non si sa, è tutto uno spoiler perché... C'è tutto sì, avvolto sì. Nel mistero. Sì, sì. E fino al primo giorno di scuola non sai chi trovi, se trovi qualcun altro che sei iscritto. Scusa, ma con WhatsApp così ci ha descritto. Ah, mica lo sai. Tutto quello che succede. Ma non lo sanno i professori, mica lo sanno gli studenti. Ma tu non hai, scusa, tu non hai il numero di telefono di un professore per poter chiedere? Sì, ce l'ho, ma alcuni non mi rispondono. Ma scusa Giorgia, non rispondono a te o non rispondono in generale? Cioè vorrei capire se hanno un problema in con generale, te. No, ah, no, okay, in generale, no, ok, meno male. Altri, cioè è un po' complicato. Io l'ho chiesto sul gruppo che abbiamo. Vedi che l'ha chiesto. Mi hanno risposto in due o tre. E cosa dicono questi due o tre? Che sono stati promossi. Ah, ok. Ah, perché non sai neanche. Ma sai chi è stato. Cioè, no, non sai neanche di tutti quelli. Quanti eravate in classe l'anno scorso? Sì, no, lo so. Ah, lo sai, ok. Quanti siete in classe in circa più o meno? 19. Beh, dai, 19 è un numero abbastanza tollerante, cioè se si riesce rispetto alle cosiddette. E sul gruppo ce ne sono 13. Ah, ok. No. Io ho 27, mi ricordo. Anche io speravo i 30. Sì, sì, eravamo allucinante, ma le medie, non sto parlando superiori, le medie. Sì, sì, è una cosa allucinante. Ma cosa bisogna fare per prepararsi al primo giorno di scuola? Allora, secondo me la sera prima devi intanto preparare la cartella e come ti vestirai, chiedendo consiglio ai genitori. Ah sì, non hai chiesto consiglio, non so, a Chiara Ferragni o qualcun altro del genere, no, ai genitori. Ai genitori e per chi ce l'ha, sorella o fratello. Ah ok, giusto. Perfetto. Tua sorella Nene cosa diceva? Come voleva farti andare a scuola vestita? Allora, lei ha visto l'outfit finale, consigliato rigorosamente dalla mamma. Ok. Che la saluto anche. Salutiamo la mamma, come si chiama la mamma? Silvia, salutiamo mamma Silvia. Ma tu sei d'accordo con l'outfit scelto da mamma Silvia oppure avresti voluto altro? Molto, sono molto d'accordo. Ah, molto d'accordo, meno male. Bene. C'è stata una trattativa nella gestione dell'outfit oppure vi siete subito trovate concordi? No, allora... Io propongo e poi lei migliora. Ah, lei migliora? Beh, cavolo. Qual attestato di stima più grande di una figlia per una madre, no? Cioè, capito? Non gli ha detto poi lei mi toglie le cose belle o peggiora, come avrei detto io invece, un po' bambino infame. Invece no, lei ha detto... È la prima volta che sento una parola. Brava, ma Giorgio, insomma, seconda media, ma già la sua carriera è già avviata. Quanto è importante l'outfit del primo giorno di scuola? Secondo me abbastanza. Cioè, nel senso, non è tutto quello che conta. Ok. Però ti fa apparire ordinata. Giusto. Mamma mia, bellissimo. Domanda o punto dolente, non so, adesso vedremo come risponde Giorgia, ma mi sa che ho già capito dove andremo a parare. Compiti delle vacanze, finiti? Allora, sono finiti. Me ne sono tirati un po' alla dietro. Ah, li hai finiti ieri sera in extremis? No, non ieri sera. Li ho finiti domenica. Vabbè, l'altro ieri. Va benissimo. Sì, ma siamo compiti delle vacanze, non compiti dell'ultimo weekend. L'importante è averli fatti, l'importante è presentarsi e averli fatti. Io confesso che ne facevo la metà. E l'altra metà dice, oh, sì, maestro, ho fatto le vacanze. Ma scusami Giorgio, ci sono ancora quei libroni lì che prendono insieme italiano, matematica, eccetera, come compiti le vacanze? No, allora, nella nostra media ci hanno dato i temi, delle schede,
poi okay, qualche libro sarà, da leggere. Sarà tutto informatizzato adesso, no? Non so, non c'è su Classroom delle robe da fare, no? Non funziona così? Giorgia? Sì? Dicevo, sarà tutto sul computer adesso, no? Non so, non c'è Classroom, non caricano lì i compiti, no? C'hanno ancora le cose cartacee che ti danno in mano? Sì, ma... Cioè... li danno anche in mano, ma poi caricano anche su quella. Ah, vedi, no. Cioè, capito. No, perché quando c'era Lorenzo c'erano ancora le cose di cera. Ma sì, ma l'avrei avuto anche te all'elementare, il librone, quello delle vacanze, con tutte le cose animate, i cartoni. Animate? Cioè, dico, a modi fumetti. A modi cartone. Okay, sì. Giorgia, facciamo allora così. Tu oggi sei ambasciatrice, no, di tutti i neo studenti che oggi ricominciano oppure iniziano la scuola. Un messaggio a tutti quanti, un in bocca al lupo generale a tutti quanti. Dai, mandalo. Buona fortuna. Generazione Twitter qua proprio all'osso, capito? Sì. Cioè, fai un discorso, buona fortuna, capito? Finito così. Va bene, Giorgia. Sintetico mi è arrivato. Sintetico mi è arrivato, va effettivamente. Bene. Oh, buona fortuna. Quanto manca? A che ora inizi? Alle 8:55. Vabbè, c'è ancora tre quarti d'ora per andare a fare qualcosa, vedere qualche balletto, sì, su TikTok, oppure un paio di puntate a doppia velocità. TikTok. Ah, ecco la polemica con mamma Silvia che arriva, vedi? Ecco. No, questo è più papà. Ah, è papà. No, su papà non posso dire niente. Sono solidale con la categoria degli uomini, appunto, perché non sono nessuno papà. Io, ma se vuoi, ti do un TikTok così, va bene. Grazie, Giorgia. In bocca al lupo anche a te. Ciao, Giorgia, in bocca al lupo. E buona fortuna a tutti gli studenti che oggi, appunto, andranno a scuola. Grazie mille, Giorgia. Ciao.